Irresponsabilità, inadeguatezza di attrezzature, ignoranza delle regole sull'approccio in montagna, inidoneità fisica, mancanza di valutazione dell'ambiente nevoso sono solo alcuni degli atteggiamenti imprudenti che spesso si pagano con conseguenze gravi. Argomenti al centro dell'interesse degli uomini e delle donne del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito della giornata dedicata al progetto Sicuri Montagna. In Molise il teatro dell'evento si è concretizzato sulla stazione sciistica di Campitello Matese in collaborazione con il Club Alpino Italiano regionale, prima nella sala riunioni dell'Hotel Miletto, poi sulla neve con dimostrazioni pratiche per la ricerca di un disperso. Facciamo queste giornate divulgative per indirizzare le persone che vogliono svolgere le attività in montagna, specialmente fuori dal comprensorio sciistico, a affrontarle in maniera sicura e in maniera adeguata. Fondamentale per chi si cimenta con gli sport invernali scaricare sul cellulare l'app GeoRescue, che in caso di necessità facilita notevolmente l'opera dei soccorritori. Gli interventi che gestiamo, che portiamo a termine per le chiamate che ci arrivano sono svariati, di svariato entità, tipo ricerca persone disperse, che è una percentuale molto alta, poi persone in difficoltà, chi perdita di sentieri, insomma un po' svariati, su ghiaccio, neve, insomma queste che persone che vanno in difficoltà perché si approcciano alla montagna a volte anche senza attrezzatura idonea. I tecnici del Corpo Nazionale hanno illustrato l'autosoccorso in valanga e di disseppellimento, nonché l'utilizzo degli strumenti quali la sonda e l'ARTVA. ARTVA è uno strumento fondamentale che lavora su radiofrequenze e aiuta i compagni che non sono sepolti durante un evento valanghivo a trovare i propri amici di escursione. E lo stesso strumento lo possiamo utilizzare noi come soccorso organizzato per la ricerca di sepolti da valanga, quindi uno strumento fondamentale, direi obbligatorio per chi fa sci alpinismo e quindi si muove in contesti non antropizzati. Il sistema Recco lo stesso utilizza radiofrequenze e individua oggetti in qualche modo metallici che riflettono queste onde elettromagnetiche durante un sorvolo piuttosto che una perlustrazione con sci o a piedi su un evento valanghivo. Di rilievo anche il supporto degli associati al Club Alpino Italiano che in diverse occasioni hanno offerto un contributo notevole. La presenza del CAI del territorio anche con le nostre persone qualificate è molto importante, sia per le guide e sia per l'attenzione ai pericoli della montagna.